Questa canzone si chiama Alzo le mani, non so se la conoscete. E
parla di adorare il Signore alzando le mani, quindi alzare le mani al cielo è un segno di adorazione. Siete?
Lo cantiamo tutti insieme, eh? Questo concerto lo dobbiamo fare tutti insieme, eh? Io, Mr. Kingston. Thank you.
Grazie di cuore. Andiamo avanti? Volete ballare? Ah, noi siamo qua. Qui c'è da ballare, c'è solo da ballare. C'è da ballare. Thank you.
volevo ringraziarvi da parte di tutti per la vostra bellissima energia che ci avete regalato stasera, e perché anche sul vostro essere qui e cantare, ballare in mezzo a noi è già una bellissima testimonianza di qualcosa che portate con voi, quindi grazie. E niente, volevo chiedere a Daniel se per favore poteva raccontarci ancora una storia che ha raccontato a me mentre eravamo qui a preparare questo concerto, che tra l'altro è da vederlo così è sempre impossibile che si sia realizzato in così poco tempo e con le forze di così poche persone, quindi davvero tutto questo è possibile. Wow, questa mi viene da dire. Ma grazie Stefano. Prego. E ti chiedevo se raccontando quella storia della valigia. Ah, è qui con noi, è lui. È con noi qui. Secondo me sarebbe meglio che lui venga a raccontare a lui. C'è Fidele qua, Fidele, ci sei qua Fidele. Cosa hai fatto alla report lì con la valigia? E che ti vergognavo di prendere la Bibbia a mano invece di mettere fuori. Ah sì, sì. Ci sei? Sì. Puoi venire a raccontare un po'? Dai, vieni fuori. Allora, è stata una storia un po' triste per me, perché e alla volta anche mi ha fatto bene. Allora, stavo viaggiando, ero all'aeroporto di Charles de Gaulle, venivo su Parma. Allora, ogni volta io mettevo le mie valigie sotto per dire che devono partire dall'altra parte. Allora, ogni momento avevo la mia Bibbia dentro la valigia. Allora, quel giorno là avevo solo 20 kg che devono passare sotto, no? E quel momento lì hanno pesato la mia valigetta che pesava 21 kg. Faceva 21. Allora, quindi la Bibbia pesava un chilo. Sì, allora dentro c'era la Bibbia. Ho detto, come 21 potete lasciare la mia valigia andare sotto. Allora, un paio di differenza? Ho detto no. Pensavo che scherzava, la ragazza rideva, allora ho detto no, tu devi pagare un chilo che hai di più. Allora ho detto sì, stai scherzando? Ma sì, no, tu devi pagare. Un chilo faceva quanto? 14 euro o 13 euro. Allora ho detto, guarda, c'è qualcosa dentro che devo togliere. E quando ho tirato la mia Bibbia dentro la valigia, mi sono rimasti 20 kg. 20 kg. Allora, ho detto, guarda, la mia borsa può andare a far sì. E da quel momento lì, tenevo sempre la mia Bibbia. Perché si vergognava di tenere la Bibbia. Dappertutto là dove andiamo dobbiamo tenere la nostra arma che è la Bibbia. Grazie. Grazie. Ok, andiamo avanti con il nostro programma. Questa volta il mondo da un genio, vuol dire semplicemente che il mondo che quale viviamo è un po' pericoloso. Nel senso che c'è tutto, troppa guerra, troppa sofferenza, e che noi cristiani dobbiamo solo vincere con le preghiere, non dobbiamo essere indifferenti di tutto quello che succede in questo mondo. Montaggio.